Anticipata ad oggi la conferenza stampa del tecnico del Pescara Silvio Baldini in vista del match di lunedì sera, inizio alle 20:45 allo Stadio Adriatico contro la Pianese di Fabio Prosperi. La buona notizia è che Edoardo Vergani non ha più dolore, oggi e domani proverà, se dovesse arrivare l'ok sarà a disposizione per la panchina. Sta molto meglio anche Davide Merola che ieri ha fatto un ottimo allenamento e a proposito della giornata di ieri Baldini ha detto in conferenza stampa: i miei ragazzi mi hanno sorpreso, andavano come le moto. La formazione non è stata annunciata perché ci sono ancora due allenamenti, ma andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli i passaggi chiave della conferenza stampa di Silvio Baldini. Sono ancora due allenamenti importanti da fare, quindi il campo deve essere lui che dà la risposta. Non è il giocatore che te la dà lui, te la dà da come va a performare questi due giorni di allenamento, quindi la risposta sta lì. Vabbè, Vergani speriamo che magari domani si possa aggregare, perché i dolori cominciavano a non sentirne, solamente un piccolissimo, però nel dubbio è sempre meglio non rischiare, dai. Vediamo oggi o semmai domani se riuscirà ad aggregarsi. Mister, io torno un attimino su quella che è stata la sostituzione che ha fatto la settimana scorsa a Rimini. Se un po' a mente fredda ci può spiegare cosa c'è dietro la scelta che dopo 20 minuti, anzi dopo 15 minuti, manda a scaldare due giocatori e dopo poco più di 20 minuti e li cambia. E se rispetto a quanto detto poco fa il collega bisogna fare una partita facsimile a quella della Pianese, possibilmente migliore, significa che servono giocatori di intensità e non di palleggio che magari tengono troppo la palla tra i piedi? No, si può anche stare che le caratteristiche dei giocatori a volte in una partita sono più adatte e quindi esprimono meglio il gioco che vogliamo fare, invece in altre. Però il problema del fondo era che tutta la nostra catena di destra in quel momento lì soffriva i duelli che c'erano, no? I duelli che c'erano non riuscivamo mai, sia quando dovevamo recuperare palla e sia quando avevamo palla, non riuscivamo né a arginare quello che stava accadendo quando avevano la palla loro, ma soprattutto quando avevamo palla noi, avendo giocatori molto tecnici come Tungjov e come Squizzato, che sono due giocatori che tecnicamente non c'entrano niente in questa categoria. E come ho ripetito a loro, non mi bastava quello che stavano facendo. Se in partita non si va a ripetere quello che facciamo in allenamento, devo per forza cambiare. Cioè, la squadra deve sapere che non c'è un momento in cui possiamo dire ora facciamo una pausa, vediamo cosa è che sbagliamo. No, noi abbiamo un'intensità che non bisogna mai abbandonare, mai, e su quella intensità creare lo sviluppo del nostro gioco, sia in possesso che non possesso palla. Chiedo scusa, faccio un'osservazione su questa risposta. Cosa hanno dato di più Lonardi e Valzania sotto questo punto di vista rispetto a Squizzato e Tungjov su quella catena? Su quella catena, cosa hanno dato? Che hanno cominciato a vincere qualche duello. Non tanto quando avevamo la palla siamo migliorati, ma soprattutto quando non ce l'avevamo, che non abbiamo più sofferto e quindi la partita è diventata una partita sporca, in cui bisognava stare attenti agli episodi, perché dopo bastava un episodio, l'episodio è venuto a nostro favore e abbiamo trovato il gol. Le chiedo se ha visto il pareggio dell'Entella ieri, che permetterebbe al Pescara con un eventuale successo di essere prima in classifica, lo guardano, gli interessa? Non guardo l'Entella, non guardo nessuno, perché se mi metto a guardare loro, non penso alla Pianese, guarda l'Entella come gioca, guarda il Carpi, perché le prossime partite poi saranno a Chiavari con l'Entella e poi col Carpi, ma io devo pensare alla Pianese. Se faccio così faccio un errore che alla mia età non mi perdono più, no? Se avessi 30 anni, 40, ci può stare, si fanno gli errori, ma alla mia età questi errori non li faccio più. E non abbiamo mai parlato di Mulè, che ha giocato in amichevole giovedì. Che tipo di giocatore è? Se le piace? Un giocatore bravo, un giocatore è forte. Proprio l'ultimissima, nessuno ha creduto quando abbiamo messo le foto del suo compleanno che ha 66 anni. Cosa vuole rispondere? Vabbè, questo mi fa piacere, ma io lo so che ce l'ho, lo so, lo sento, che il mio fisico non è più quello quando avevo 40 o 50 anni,
Ma il fisico di quello di uno di 66 anni che può avere gli acciacchi, come hanno tutti alla mia età.